La Regione eroga i fondi ai comuni. I comuni a loro volta dovranno girarli ad Aica. Stiamo parlando dei 10 milioni di euro necessari per garantire la gestione del servizio idrico integrato in provincia di Agrigento e in questo primo periodo di avvio, tra mille difficoltà, dell'azienda idrica Comune Agrigentini. Non un finanziamento a fondo perduto, lo sapevamo, ma un prestito da parte della Regione. I 10 milioni di euro andranno restituiti e a farlo dovranno essere i comuni. Il il decreto di finanziamento firmato ieri dall'assessore regionale alle autonomie locali, l'agrigentino Marco Zambuto, prevede infatti che le somme in quota parte vengano trasferite ai comuni che dovranno rimborsarle con rate mensili spalmate in 5 anni. I comuni beneficiari dell'erogazione, si legge infatti nel decreto, sono tenuti a dare dimostrazione del corretto impiego delle somme erogate mediante presentazione a cura del segretario comunale del responsabile del servizio finanziario di apposita dichiarazione. Con la quale sarà attestato il raggiungimento delle richiamate finalità, nonché rispetto di tutte le disposizioni di legge che costituiscono la specifica disciplina relativa al servizio idrico integrato. 33 comuni dovranno dunque calare nel proprio bilancio questo prestito che dovrà essere restituito alla Regione, che in realtà servirà ad AICA per far fronte ai vari pagamenti in attesa di raggiungere l'autonomia economica legata alla riscossione delle bollette del costo dell'acqua. In tutto questo giro poi, oltre al rendiconto dettagliato alla Regione, i comuni dovranno procedere all'approvazione di apposite delibere da parte dei consigli comunali che sostanzialmente attestino il piano finanziario della somma ricevuta e da restituire in cinque rate annuali più gli interessi. Facile comprendere le conseguenze sul piano politico, visto che sono coinvolti i consigli comunali e anche i tempi non certo brevi per la definizione di tutto questo ITER. Comun Comuni peraltro senza bilanci, in condizioni economiche difficili, alcuni in previsto che dovranno assumersi anche questa responsabilità, ossia quella di ricevere un prestito da restituire seppure in cinque anni, ma con i fondi da dirottare subito all'azienda idrica per non creare problemi gestionali. I 10 milioni di euro, come dicevamo, saranno spalmati su 33 comuni in base al numero degli abitanti. Agrigento e Sciacca sono i comuni che riceveranno e dovranno restituire le somme più consistenti rispettivamente 1.537.000 euro e 1.47.000 euro. Ovviamente l'azienda idrica, essendo destinataria dei fondi, dovrà a sua volta restituirli ai comuni che in questo momento si esporranno per evitare problemi gestionali. Tanto valeva farla più semplice con la regione che prestava i 10 milioni direttamente ad Aica, posto che è una società pubblica e che a garantire sono comunque i comuni che usufruiscono del servizio.